Tra oggi e domenica circa 400 milioni di cittadini europei si recheranno alle urne per scegliere la composizione del nuovo Parlamento europeo. Allora, in questo rimpallo tra le notizie che arrivano dalle piazze e la necessità anche di fare chiarezza su quali siano le funzioni del Parlamento europeo che si sta per andare a formare, qual è l'importanza anche ormai raggiunta a tutti i livelli, e se ne sono resi conto anche i cittadini, delle decisioni europee in ambito anche delle norme assunte in ambito nazionale, ci facciamo aiutare per cercare di fare chiarezza dal professor Federico Niglia, che è docente di storia delle relazioni internazionali alla LIUISS di Roma. Buonasera, grazie. Buonasera a voi. Intanto le chiedo se secondo lei c'è la percezione, quantomeno in Italia, dell'importanza che le istituzioni e le decisioni che vengono prese in ambito europeo hanno poi nei comportamenti e nella vita quotidiana di tutti i cittadini. Gli italiani stanno iniziando a capire che molte delle leggi che influenzano la loro vita sono fatte in Europa. Certamente il cammino da percorrere è ancora lungo per avere una piena coscienza di quanto conta l'Europa. Ci facciamo aiutare nell'inquadrare la situazione dal punto di vista delle norme, delle tante leggi elettorali. Ogni singolo Stato ha la possibilità di farsi la sua per le elezioni delle europee e di quali sono le differenze tra il Parlamento e l'Unione Europea dalla scheda curata da Irene Bartolomeo. Dal 22 al 25 maggio, nei 28 paesi dell'Unione, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Le operazioni di voto cominceranno giovedì 22 maggio nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, mentre Repubblica Ceca e Irlanda voteranno il 23. L'ultimo paese dove si chiuderanno i seggi è l'Italia, dove si potrà votare fino alle 23 di domenica 25 maggio. Il sistema elettorale varia da paese a paese, ma tutti prevedono il principio della rappresentanza proporzionale. Alcune nazioni più grandi suddividono il loro territorio in circoscrizioni. Nel caso dell'Italia sono cinque: nord-ovest, nord-est, centro, sud e isole, mentre altri prevedono un'unica lista. La legge italiana prevede inoltre da una a tre preferenze, di cui almeno una di genere diverso, e una soglia di sbarramento al 4%. Su 751 seggi l'Italia eleggerà 73 deputati. Nessun raggruppamento ha mai raggiunto la maggioranza dei seggi e storicamente il Parlamento è sempre stato dominato dall'alleanza di fatto tra i due gruppi più importanti, i popolari e i socialisti, che si sono alternati alla presidenza dell'istituzione durante l'ultima legislatura. Il Parlamento ha sede a Bruxelles, ma secondo lo statuto deve tenere almeno 12 sedute plenarie all'anno a Strasburgo. Insieme al Consiglio dell'Unione Europea detiene il potere legislativo dell'UE, ma contrariamente alle assemblee nazionali non dispone dell'iniziativa legislativa, cioè non può proporre direttamente nuove leggi, ma solo chiedere alla Commissione Europea di farlo o emendare leggi già proposte. Il Trattato di Lisbona del 2009 ha esteso le competenze e i poteri del Parlamento, che ha da allora contribuito a stilare il 70% della legislazione europea. Tra le funzioni, la possibilità di adottare risoluzioni non vincolanti su questioni di competenza della Commissione o dei governi e approvare gli stanziamenti dei fondi europei. Una volta eletti i membri dell'Europarlamento inizieranno le consultazioni per la formazione della Commissione, che rappresenta il potere esecutivo dell'Unione, ovvero il governo. I membri sono nominati dai governi nazionali, ma devono essere approvati dal Parlamento. Il Trattato di Lisbona, a partire da quest'anno, prevede infatti che la composizione della Commissione dovrà tenere conto del risultato delle elezioni. L'indicazione del capo dell'esecutivo in ogni caso non sarà vincolante, anche se i principali partiti hanno annunciato i propri candidati, come il socialista Martin Schulz, il popolare Jean-Claude Juncker e il greco Alexis Tsipras. Nelle intenzioni dei partiti, l'annuncio dei candidati avrebbe dovuto contribuire a politicizzare il dibattito e a rendere più comprensibile la politica europea. Ma la scelta di personalità poco conosciute al di fuori della bolla di Bruxelles sembra aver vanificato questo sforzo. Secondo un sondaggio, tre elettori su cinque non hanno mai sentito nominare nessuno dei candidati. Professor Niglia, ha dato. Preoccupante quest'ultimo che Irene Bartolomeo citava nel suo servizio. Ma devo dire che l'idea è buona, cioè quella di collegare la leadership dell'esecutivo europeo
all'elezione del Parlamento. Diciamo che è una prima prova, io non sarei invece così pessimista. È ovvio che ancora oggi si sperimenta una forte discrasia tra il sentire popolare e quelle che sono le istituzioni europee, certamente. Secondo lei, la campagna elettorale cui abbiamo assistito nel nostro Paese ha rispecchiato le esigenze di un dibattito che potesse consentire ai cittadini, di capire nel migliore dei modi per cosa effettivamente si andava a votare? Non credo, cioè penso che la campagna per le europee si è trasformata nella prima occasione utile per il re d'Eratione tra le forze politiche nazionali, ma questo ha messo in ombra una serie di temi europei che poi i cittadini italiani dovranno vivere, per cui no, non credo che la campagna abbia aiutato una Ha aiutato comprensione la generale. comprensione. E allora, in questa parte finale di campagna elettorale, viviamo le fasi finali, lo facciamo anche insieme a lei, professore. In questo momento Silvio Berlusconi è arrivato al Palazzo nella Sala delle Tre Fontane, al Palazzo dei Congressi dell'Euro. Sentiamo qualche minuto dell'inizio del comizio del leader di Forza Italia. 20 ore di impegno continuativo. Vedo qui tante facce che conosco, che da 20 anni si battono con me, con noi, per la libertà nostra e dell'Italia. E quindi do un abbraccio forte a tutti loro, a te, a te, a te, e do anche un benvenuto affettuoso a tutte le facce di ragazzi che quando noi abbiamo cominciato a scendere in campo e a fare i guerrieri della libertà non erano ancora nate. Sapete che fuori dal palazzo ci sono altrettante persone, quanti siete voi qua dentro? E io sono stato sommerso da un'ondata di entusiasmo veramente commovente. Vi devo dire che ci sono moltissimi italiani consapevoli della situazione dentro la quale noi oggi siamo capitati. Una situazione che riguarda il nostro paese, in 20 anni 4 colpi di Stato. Dalla sinistra dicono usate parole grosse, no, sul vocabolario colpo di Stato si ha quando un governo eletto dagli elettori viene mandato a casa e sostituito con un altro governo che gli elettori magari non conoscono e che non passa da libere elezioni. Quello è successo in Italia 4 volte negli ultimi 20 anni. Ma nonostante tutto, noi siamo ancora qui a batterci per il nostro paese, per la democrazia del nostro paese, per la nostra libertà. E quando dico nostra, vuol dire di ciascuno di noi. Perché oggi, dentro il sistema in cui siamo, nessuno di noi può essere sicuro dei suoi diritti, dei suoi beni, della sua libertà. Se ci pensate, viviamo davvero un momento molto, molto difficile. Abbiamo una pressione fiscale che è la più alta tra i paesi occidentali. Abbiamo alcune libertà che non ci sono più, quella semplicissima, quotidiana, di parlare al telefono. Non siamo sicuri di nulla, anche se in quello che dici non c'è un risvolto penale, ti puoi trovare tutto su un giornale, ti rovina la vita della tua famiglia, eccetera, eccetera. Abbiamo a che fare con la possibilità che senza processo e magari anche senza prove ci si trovi a perdere la nostra libertà ed essere consegnati alle patrie galere.
Insomma, l'avvio del comizio di Berlusconi, un po' come dicevamo, professore, è sui temi della politica interna, sui temi probabilmente che hanno caratterizzato non solo questa, ma le ultime campagne elettorali, quelle degli ultimi 10 anni. Però un passaggio lo faceva Berlusconi sul tema del fisco e proprio la fiscalità e il peso della fiscalità nel nostro paese è stato uno dei grimaldelli che ha consentito probabilmente quella dialettica e quel dibattito è incentrato sul peso delle istituzioni europee anche nell'economia del nostro paese, in particolare nella situazione di crisi. Si dice che i trattati europei sono il vero fardello che non ci consente una crescita adeguata. Da questo punto di vista, secondo lei, la nuova stagione europea che si sta aprendo, il nuovo quinquennio europeo, potrà avere un segno diverso rispetto a quello del passato? Ma io credo che l'Unione Europea al momento sia leggermente zoppa nella misura in cui prosegue, come dicono in tanti, sulla via del rigore, ma non avanza su quella della crescita. E il rigore senza crescita è stagnazione, questo è abbastanza ovvio. Sì, sono fiducioso anche perché le norme europee e le istituzioni europee hanno il potere per rilanciare la crescita, per cui siamo di fronte a una macchina che può correre nella direzione giusta. Anche sul tema del fisco, il tema del fisco è stato forse trattato in modo improprio durante la campagna elettorale, ma l'idea di avere una fiscalità europea sempre più condivisa, in cui si fanno corrispondere tasse e servizi, è un qualcosa che può dare beneficio ai cittadini italiani ed europei. Si aprirà subito dopo le elezioni il semestre europeo a guida italiana. Il programma Renzi lo ha un po' stilato nel corso di questa campagna elettorale, no? Revisione dei parametri di Maastricht, guerra senza quartiere al fiscal compact, almeno così come ipotizzato oggi, e poi altri elementi che non riguardano strettamente l'economia, come una maggior responsabilità da parte di tutta l'Europa sul tema dei flussi migratori. Secondo lei queste sono tre carte che con il nuovo Parlamento e la nuova Commissione che si insedierà successivamente possono essere giocate con qualche possibilità di successo? Io partirei dall'ultima, cioè il controllo dei flussi migratori come esempio di una politica che va effettivamente comunitarizzata. Ecco, su questo io credo che abbiamo qualcosa da dire. 6 mesi sono pochissimi per fare qualcosa, ma 6 mesi sono utili per impostare un lavoro che potrà essere continuato dall'Italia e dagli altri. Non è una questione di chi ha la presidenza. Su questo l'Italia può battere il pugno e può avere dei risultati effettivi. Sul fiscal compact, sul trattato di Maastricht sarei più accorto, cioè non è che il trattato di Maastricht contenga necessariamente delle clausole che oggi sono svantaggiose per l'Italia. Lo stesso fiscal compact ha dei connotati positivi. Quello che ci interessa però è che si valorizzino quelle risorse che danno flessibilità, quei meccanismi che danno flessibilità. In secondo ordine, ci sono strumenti di regolamentazione, come ad esempio l'unione bancaria, che possono aiutare tutti i paesi. Percorso avviato, ma che ancora è nella fase di percorso avviato e da finire. Su quello io invece sarei più propositivo. Non si tratta di smontare l'esistente, si tratta di aggiungere buone politiche che rendono il tutto più efficiente. Quali sono gli elementi, mi ha incuriosito quel suo passaggio, positivi e per il nostro Paese e sui trattati di Maastricht? Insomma, noi parliamo sempre di questo limite del 3% nel rapporto deficit-PIL, sì, che un po' ci ingessa nelle possibilità di investimento e di spesa. E cosa addirittura sul fiscal compact? Lei sostiene ci sono degli elementi da cui il Paese può trarre vantaggio? Allora, il rigore, che è il principio ispiratore del fiscal compact, non è un principio sbagliato. Il problema risiede nel fatto che fino ad oggi la Banca Centrale Europea non è stata in grado di fare una politica di stimolo per la crescita. Faccio un esempio. Le obbligazioni europee. I famosi Eurobond. Ora c'è tanto di tecnico in questo, ma non vogliamo annoiare i telespettatori, ma c'è un principio politico importante, cioè una unione che fa solo rigore
e che non se la sente di scommettere sul proprio futuro, il che vuol dire emettere debito, non è un'unione credibile. E allora questo è ad esempio uno degli strumenti di cui l'Unione si potrebbe dotare, cioè il disavanzo. Il disavanzo può essere fatto in modo sbagliato o giusto. Sbagliato se serve a finanziare progetti improduttivi, utile se serve a finanziare la crescita, l'educazione e quant'altro. Allora su questo io credo ci debba essere più flessibilità. Mentre vedete anche alle nostre spalle che il clima in Piazza del Popolo è un clima di attesa per l'arrivo sul palco del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che secondo molti osservatori molto si gioca della sua futura carriera politica proprio nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Successo di qualsiasi tipo in ambito europeo che possa consentire al governo italiano un po' più di elasticità nella spesa viene considerato imprescindibile per portare avanti anche l'esperienza del governo attualmente in carica. Che clima trova in questo momento in Europa? Quella divisione che ci è stata raccontata negli ultimi anni tra i paesi del nord Europa e i paesi del sud Europa tiene ancora o è un po' più complicato di così? E il quadro europeo sta cambiando. In primo luogo la novità è la rottura dell'asse franco-tedesco. Cioè, per alcuni anni noi abbiamo sofferto, abbiamo detto di soffrire dello schiacciamento derivante dall'asse Parigi-Berlino. Oggi la Francia sta vivendo una serie di problemi, non ultimo il debito pubblico che la sta scollando dalla Germania. Ma la stessa Germania deve fare un attimo un esame di coscienza. Io, lungi da me fomentare qualsiasi polemica antitedesca, ma dico una cosa. Una Germania che sperimenta un surplus commerciale costante ormai valutato al 7,5%, statistiche Fondo Monetario Internazionale, non può pretendere di essere un elemento stabilizzante dell'Unione Europea. Al di fuori Europea. Dei parametri che si sono dati. Totalmente al di fuori, in bene apparentemente, ma a lungo andare questa cosa è insostenibile. Cioè, viene anche per spiegare ai nostri telespettatori, si tratterebbe di una quasi di una concorrenza sleale, no? Nei confronti degli altri paesi dell'Unione Europea dal punto di vista della produzione industriale e dell'esportazione. Esportano troppo e importano troppo poco. Questo naturalmente si riverbera sull'euro e su tutta una serie di questioni e svantaggia tutto il resto dell'Unione. Ma negli equilibri di forza, secondo lei, adesso è impossibile anticipare il risultato elettorale, peraltro su base europea, però secondo lei c'è la possibilità che cambino i rapporti di forza anche all'interno del Parlamento europeo e questo può condizionare o si tratta solo ed esclusivamente di rapporti tra Stati ancora? La riforma di una valenza politica del Parlamento europeo è ancora di là da venire? Ma non è più un rapporto tra Stati, anche perché il Parlamento europeo è, grazie al Trattato di Lisbona, un ingranaggio centrale per produrre la normativa comunitaria. E in secondo ordine, il Parlamento europeo sta forse per inglobare una serie di forze antieuropee che non necessariamente la politica europea sarà in grado di metabolizzare e dunque non può essere risolta a livello di cancellerie questa questione politica. Il problema politico che interessa a tutti gli Stati. Questa ondata di euroscetticismo che, insomma, tutte le previsioni vanno in questa direzione, arriverà a Bruxelles e Strasburgo. Secondo lei può più imballare, congelare l'attività istituzionale europea o c'è la possibilità che sia un vantaggio, cioè che sia da stimolo a quelle riforme delle quali parlavamo? Il fronte degli euroscettici non è un fronte unitario. Se ragioniamo in vecchi termini politici, abbiamo da forze di estrema sinistra a forze di estrema destra. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si possono avere degli obiettori persistenti, cioè quelli che dicono sempre no e vogliono affossare il sistema, e quelli che hanno una visione critica ma costruttiva del processo legislativo e dei contenuti. Ecco, dunque, un po' e un po', mettiamola ora per essere salomonici. Cioè, in quel mondo euroscettico c'è un euroscetticismo distruttivo, ma c'è anche l'euroscetticismo di chi vuole forse ripensare anche le basi e le politiche dell'Unione. In questo scenario
c'è questa novità, diciamo, dell'indicazione del Presidente dell'Unione con un, a quel punto, collegamento diretto con il Parlamento che dovrà ratificarne la nomina. Ci sarà più forza per il Presidente dell'Unione stessa, e le chiedo se questo collegamento diretto, che è destinato probabilmente dal punto di vista politico ad amplificarsi nel corso dei prossimi anni, può dare adito a politiche che vadano nella direzione della richiesta popolare più che della linea rigida dell'Europa fino a questo punto. E questo le chiedo anche se può essere un bene o un male. Ma anche qui il discorso è ambivalente, cioè un presidente più legittimato è certamente un presidente che parla in modo più diretto ai suoi interlocutori, che non sono i parlamentari, sono i cittadini dell'Unione Europea, dunque è una figura riconoscibile. Qual è il problema? Che il Presidente della Commissione è anche un grande mediatore tra, diciamo, nel suo esecutivo, ma anche tra gli Stati. Ecco, qui si può porre un problema, perché una figura estremamente rappresentativa in momento elettorale può non esserlo nel momento intergovernativo, cioè nel momento in cui deve fare da cassa di compensazione tra degli interessi statuali. Perché, mi corregga se sbaglio, comunque non avrebbe alcun tipo di potere decisionale sulla formazione della Commissione, no, che resta no. Invece una scelta dei singoli Stati. Come avviene la scelta dei commissari europei? Avviene per l'iniziativa del Consiglio europeo, cioè è il momento intergovernativo per eccellenza quello, cioè in cui prevale il momento di indirizzo da parte degli Stati, e dunque un gioco di equilibri questo. E poi deve essere passato al vaglio del Parlamento, questo è ovvio, ma il momento è, nella vecchia tradizione europea, è un momento di equilibrio tra le diverse componenti nazionali, oltre che tra le diverse forze politiche. Si richiedono poi persone che abbiano una competenza in determinate materie, cioè il caso forse di Mario Monti, che è stato commissario europeo alla concorrenza, è un caso a noi vicino e molto emblematico, devo dire. Nel corso degli anni, con l'allargamento del numero dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea, è calato inevitabilmente il numero dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo. Discutendo, parlando fuori dai microfoni con alcuni europarlamentari, mi è stato detto che la differenza tra noi ed altri paesi è che le divisioni che ci sono in Italia noi le portiamo anche a Bruxelles e a Strasburgo. Gli eurodeputati degli altri paesi riescono a fare più sistema, più squadra da questo punto di vista. È d'accordo? È uno scenario che ha verificato anche lei? Sono assolutamente d'accordo con questo. Cioè, gli altri paesi, poi soprattutto i paesi piccoli, sono in grado di creare una squadra di parlamentari che, ovviamente, con i dovuti distinguo, dovuti al colore della maglietta, sono però uniti su alcuni temi di fondo. Però questa nostra divisione rispecchia la divisione che noi abbiamo nel Paese su alcune scelte di fondo, cioè temi che possono essere di politica internazionale, temi che riguardano emigrazione, come in questo caso, eccetera, vengono vissuti in modo partigiano già nel Paese, forse è dunque quasi naturale che in Europa tendiamo a replicarli. Ed è questo uno dei motivi per cui alcune istanze portate dall'Italia in sede europea hanno storicamente avuto poche possibilità di successo. La tutela del Made in Italy è stata una battaglia lunghissima, e solo negli ultimi tempi si è riuscito ad ottenere qualche risultato concreto. Sì, su questo però, sul Made in Italy, devo dire che ad esempio risultati importanti sono stati conseguiti. Ad esempio, nell'ultimo accordo col Canada noi italiani siamo riusciti a imporre che, diciamo, l'Unione Europea facesse una politica più chiara per la tutela di alcuni prodotti. Ecco, su questo sta cambiando, però già su altri temi, che possono essere temi quali, insomma, i temi economico-finanziari, eccetera, ci sono degli scollamenti più significativi. I tedeschi, ad esempio, si dimostrano ben più compatti su alcune cose, stanno a cuore a tutti i tedeschi. Ecco, da questo punto di vista, se non sbaglio, lei ha studiato anche la percezione reciproca
di italiani e tedeschi, di Italia e Germania. Tema di grande attualità, perché negli ultimi tempi si è addirittura parlato di atteggiamento anti-tedesco nel nostro paese e non soltanto, per la verità. È solo la risposta allo strapotere Merkel degli ultimi anni o c'è qualcosa di più? La critica alla Merkel è strettamente legata a due fattori, cioè la rigidità tedesca di questo periodo e la crisi, cioè quando la pancia è vuota ovviamente tutti i problemi si sentono in modo amplificato. Però va detto una cosa, il pregiudizio antitedesco è frutto di un retaggio che ora non stiamo a discutere, ma risente dell'ultimo ventennio, cioè di un'Europa che è stata dal Trattato di Maastricht in poi molto economica e molto poco politica. Noi italiani preferiamo questa seconda dimensione. Sempre in rapporto alla Germania, com'è invece dall'altra parte? Cioè, come veniamo percepiti come sistema paese dalla Germania in questo periodo? Noi in Italia sentiamo solo le critiche dei tedeschi che sono più anti-italiani, mettiamola così, cioè di quei tedeschi che in modo estremamente grossolano bollano l'Italia come un paese mediterraneo, caldo e inefficiente, che deve fare i compiti che qualcuno gli ha assegnato. In realtà c'è una grossa fetta di tedeschi che amano l'Italia, che ne rispettano non il genio, ma anche la capacità di produrre, di fare sistema. Ci sono grandi integrazioni, c'è una grossa integrazione economica in settori strategici di cui noi non parliamo, che rimane spesso sotto traccia e che mostra invece una Germania che ha a cuore l'Italia e la valorizza. Oltre ai temi economici, e poi abbiamo detto di quello sui flussi migratori, c'è un altro aspetto sul quale probabilmente la nuova legislatura europea dovrà fare qualcosa in più, ed è l'atteggiamento sulla politica estera. La crisi ucraina da questo punto di vista è stato l'ennesimo campanello d'allarme, qualcosa che probabilmente non funziona nel migliore dei modi in Europa. Allora le chiedo intanto un commento su questo, cioè cosa deve essere modificato nei meccanismi, degli ingranaggi dell'Unione Europea per avere una posizione sulle crisi internazionali più evidenti, una posizione comune. Ma quello della politica estera europea è un tema decisamente annoso, cioè da sempre si lamenta l'assenza di una voce unica dell'Europa nei confronti delle crisi. Beh, qua va detto che il tema Ucraina è ben più complesso, che non ha a che fare solo con l'Europa, ma ha a che fare con la ripresa della pressione russa sulle aree limitrofe, aree che la Russia ha sempre considerato proprie o comunque nella propria zona di influenza. Questo tocca l'Europa, ma tocca la NATO e gli Stati Uniti. Forse ci avrebbe dovuto dare più preoccupazione la crisi libica e più in generale i problemi del Mediterraneo, dove l'Unione Europea è andata parzialmente, diciamo, all'unisono per essere un eufemismo, diciamo, andare ognuno con le proprie esigenze, le proprie istanze. Allora, io inizio a registrare alcuni dati positivi. Il primo è che in ambito ONU iniziamo a coordinarci meglio, questo non è assolutamente da buttare. Secondo, l'Unione Europea sta portando avanti un dialogo istituzionale con alcune organizzazioni come l'Unione Africana, ma non solo, che rappresentano gli interlocutori per la sicurezza. Certo, le crisi sono il momento patologico delle relazioni internazionali più evidente. Lì l'Unione Europea sconta la sua pesantezza. Detto questo, però, in sincerità, la politica estera comune è un processo di lungo periodo. Può andare bene, può andare male, ma non lo possiamo valutare ora, sinceramente. Certo, nei confronti dell'Ucraina abbiamo un problema enorme legato al fatto che l'Ucraina è la nostra frontiera, che noi europei ci siamo spinti molto oltre e non abbiamo molti strumenti ora per gestire la cosa. E c'è un elemento in più, che è l'elemento energetico, e anche qui probabilmente emergono un po' le differenze tra singoli stati ed è uno degli ostacoli a una posizione comune. C'è chi ha più bisogno di un approvvigionamento che arrivi da est rispetto ad altri paesi, e questo è stato questo uno degli elementi ostativi per una posizione più forte. Il nodo energetico, la questione energetica è importante, ma io eviterei di trasformarla nel nodo gordiano, cioè è vero che
l'Unione Europea è dipendente dalla Russia per il gas, ma è anche vero che la Russia è dipendente dall'Unione Europea per la vendita di gas. Ieri Putin e il presidente cinese hanno festeggiato questo accordo da oltre 400 miliardi di dollari. È un accordo storico così come è stato celebrato, secondo lei? Decisamente sì, perché collega infrastrutturalmente due colossi di cui un energivoro enorme, la Cina, è un grande produttore come la Russia. Sì, l'accordo è enorme. La questione, il punto da sottolineare, è che ci vorrà tempo per portare a regime questo accordo. E dunque per un bel po' di tempo saranno Unione Europea e Russia a dover discutere di gas, chi lo compra e chi lo vende. Ci siamo fatti trasportare, l'ho utilizzata come esperto di relazioni internazionali anche su temi di attualità. Tornando però sulle questioni strettamente europee legate alle elezioni europee, Lisbona è stato un passaggio fondamentale per modificare l'assetto istituzionale dell'Europa. C'è già bisogno di una nuova Lisbona? Cioè, c'è già bisogno di un tagliando alle istituzioni da riformare del sistema Europa? Io eviterei di applicare in Europa una pratica scellerata che tante volte abbiamo applicato in Italia, cioè quella di fare leggi su leggi, riforme su riforme. I trattati, le riforme vanno bene, ma lo si capisce quando sono andati a regime. Cioè iniziare a smantellare o a modificare Lisbona adesso mi sembra inopportuno. Vediamo come va, facciamo degli aggiustamenti fattuali, questa è la mia visione. Grazie davvero al professor Federico Niglia, come detto docente di storia delle relazioni internazionali alla LIUIS di Roma, grazie per l'aiuto davvero su temi così difficili da comprendere, da far comprendere. Noi ci fermiamo, grazie. Pausa pubblicitaria e poi rientreremo probabilmente tornando in Piazza del Popolo, dove cresce l'attesa per l'arrivo di Matteo Renzi. Nel corso poi del nostro 56 Live sentiremo anche il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, all'Euro. Domani è la giornata del Movimento 5 Stelle nella capitale, in Piazza San Giovanni. Tutto tra poco, dopo la pubblicità. Grazie ancora, professore.